casa mia. La porta, hanno suonato, c'è qualcuno che ancora non era arrivato, è arrivato in ritardo qualcuno, vediamo. Chi è che doveva arrivare alla festa? Non mi ricordo più. Sì, ecco, un attimo. Oh, un attimo. Guarda, si vede tutto. Che buona. Ma... come fai con una scarpa? Allora... benvenuta! No. Innanzitutto ti ho fatto un vero ingresso anni 80, perché allora nelle soap opera degli anni 80 nessuno ha mai suonato una porta di faccia. È vero. Sono tutti di schiena. È vero. Anche la Sex and the City me l'hai fatta. E non vengono mai riconosciuti solo perché sono di spalle. Invece tu mi avevi riconosciuta dall'arguzia. Poi una fisionomia molto bella. Però voglio capire che cosa fai senza una scarpa. Allora, è successo che essendo qua la festa dei boomer in qualche modo, anche categoria di cui sono ambasciatrice, sono stata vittima di un incidente domestico. Avete presente quando uscite dalla doccia date un calcio a, a un sanitario? Ecco, ho dato un calcio a un sanitario stamattina e mi sono fratturata due dita del piede. Mamma mia, non bacio. Pronto. Ma è una cosa davvero boomer questa, eh? Eh sì. Perché i veri boomer intruppano sempre nel bagno, quindi... cadono nelle scale, sbattono, si bruciano cucinando, cioè. E quindi io sono assolutamente titolata a stare qua con te anche a festeggiare una, insomma, delle annate che ci hanno formati emotivamente. Ma ti faccio sedere, perché come fai a star così? Stavo aspettando che lo dicessi. Lo so, è un attimo, chiudo la porta, vieni con me, vieni, accomodati qui. Ah, tu qua, vieni, vieni. Niente, dammi questo piedino, mannaggia. Ma guarda, se ti metto in mano il piedino, finiamo le pagine feticiste. Allora lo non dico. Ti tocco. Io direi che me lo tengo tra... Comunque, è sofferente, ma integro, è un po' nero. Mamma mia, ma ti sei fatta davvero male, ma povera. Ma pensavi che fosse una gag, scusa. No, però sei venuta lo stesso alla festa, quindi sei molto carina. Ti voglio bene, perché è bello festeggiare... Mi sto male davvero, guarda sì, tutto a te. Nero. No, però grazie di essere venuta. Non è medicina 33, è sempre boomerissima però. E lo so, ma mi fa strano vederti così. Mi fa strano. Ma guarda, però se c'è una festa che ha come protagonisti gli anni 80, io non posso mancare, perché io sono rimasta intrappolata. Non so tutto, ma mi hanno formato in tutti i modi. Cioè, io sono rimasta in qualche modo intrappolata ancora negli anni 80, nel mio modo di pensare, i miei riferimenti musicali, i miei riferimenti emotivi. Cioè, insomma, ci sono molte cose a cui abbiamo purtroppo dovuto rinunciare che vorrei anche mostrarti. Sì, certo. Inizia a vedere questa. Ragazzi, allora, ti ricordi? Le 10.000 lire. Le 10.000 lire di carta telefonica. Allora, questa è una cosa che, insomma, i millennials non possono assolutamente... Mi hai sbloccato un ricordo. Un ricordo doloroso della gente che fa la fila di fronte a una cabina per telefonare alla gente. Comunque, allora, i millennials non possono avere conosciuto tutto quello che è legato a quel mondo. Ti ricordi quando, se volevi aspettare una telefonata, dovevi stare a casa ad aspettarla? Altrimenti come facevi? Non c'era possibilità. E dicevamo pronto. Noi siamo ancora quelli che hanno detto pronto per rispondere al telefono. Non ci più nessuno, adesso è a parte che sai chi è, lo sai perché lo vedi, ma infatti questa è, anzi ormai è l'abitudine, se ti chiama un numero che non conosci pensi che sia un call center e non rispondi, invece noi avevamo ancora quell'emozione di dire pronto e scoprire chi era al telefono una volta che la persona, e poi rimanevamo a casa tutto il tempo, perché se doveva arrivare quella telefonata non c'era scampo, dovevi rimanere inchiodata davanti al telefono. Ti vorrei far vedere un'altra cosa, vediamo. Libretto per le giustificazioni. Libretto per le giustificazioni delle assenze e dei ritardi. Oddio, è vero. Allora, io purtroppo non ho mai potuto fare vela. Come si dice qua a Roma? Noi in Sardegna si dice fare vela. E noi sega. Che elegante qui a Roma. Sega comunque, più eleganti noi, più marittimi. Devo dire di sì. Scusate, devo dire di sì. E comunque, il libretto delle giustificazioni delle assenze è stato totalmente sostituito, come sai tu che sei madre, dal registro elettronico. Da tutte le app. Scusa, ma tu falsificavi ogni tanto? No, perché mia madre era mia insegnante, non ho mai potuto farlo. Del resto ho avuto dei vantaggi e dei svantaggi. Non era mia insegnante di educazione fisica, ma mia insegnante. Questo ancora necessitava il fatto che chi tornasse a casa dovesse comunicare un bel voto, un cattivo voto. Invece adesso con il registro elettronico i genitori sono informati. Subito, in tempo reale poi. Perché i voti ti arrivano subito sulle app. E questo ha eliminato quel senso di responsabilità anche che ci prendevamo noi di dire ho preso 4. Io non l'ho mai fatto perché io 4 non l'ho mai preso. Non l'hai mai preso, certo. Tu l'hai preso? No, io ero secchiona, io ero brava a scuola. Infatti, no, anch'io. Però anche condividere la gioia di un bel voto non c'è più, lo dicono loro. Che tristezza. Vediamo quest'altro oggetto.
Perché anche questo ha a che fare... La macchina fotografica dei nostri tempi anche era... questo ha a che fare con la nostra attesa. Ti ricordi quando facevi delle foto, poi le andavi a sviluppare ed eri venuta certo. sempre un cesso con gli occhi chiusi, col dito davanti di chi ti faceva le foto. Perché non ne potevi fare troppe. No, quella ti beccavi. A parte che pagavi, perché le sviluppavamo. Certo. Invece adesso... Niente, tutto ce così. Ce l'hai tutte nel cellulare. Anzi, ce l'hai sul cellulare e poi non ti ricordi di averle. Per cui te le perdi facilmente. E invece prima c'erano gli album. Quando capito? Fai il ripasso emotivo ti rendi conto anche di tutti i tuoi casi di strabismo emotivo in cui sei in corso frequentando gente che avresti preferito non incontrare. È vero, mamma mia, però, già mi stai ricordando troppe cose. Poi ci sono tutti i cartoni animati con cui noi siamo cresciute. Una banda di sfigati, che andiamo a dire, cioè Remy... Dolce Remy, poverino. Marco, dagli Appennini alle Ande, tutti sì. orfani. Candy pure era orfana. Candy, allora, Candy, non mi toccare Candy, no, per favore. Bene. Cioè, Candy, no, siamo oltre qua. Perché Candy è proprio stata il mio accompagnamento, mi sentivo proprio lei, in qualche modo, crescendo. Chi era Clean? Clean, il mio procione. Mamma, come sei brava, te le ricordi tu? Certo, ma scusami. Scendi. La sorella della amica era Amy, poi c'era Iriza, la perfida Iriza, Neil, Archie, Steer, la signora Williams, Miss Pony, e suor poi Maria. Io ero innamorata di Terence, vabbè. Terence Greystock. Ma pure i cognomi, ti ricordi? Ma tu sei matta Terence, proprio. Cioè lei è boomerissima vera, ragazzi. Tu boomerissima di lei non esiste. Siccome sai, quando sei giovane puoi imparare tante cose. Ho sprecato la mia giovinezza a imparare cose inutili. E sono piena di informazioni che adesso posso usare solo così con te o in società con gli Ma amici. Non c'erano solo i cartoni animati sfigati, però, dai, poverini, c'erano anche quelli gioiosi. C'era Memole. Belle e Sebastiani in mezzo ai bracci. C'era Memole. Memole, il folletto. Il folletto. E c'era Pollon con Binaguai. Beh, Pollon aveva anche degli... Sì. Cioè, con la polverina sì. bianca, non si è mai capito cosa facesse. Comunque, siamo andati oltre la tristezza con Pollon. Andiamo in studio, va! Signori! Oh!